A largo di tutti, veloce, Halloween Rail all'interno, Nilo Petrale, Mister X con Nilo Petrale che vuole giocarsela già all'inizio, rientra l'avversario e si installa il comando, Halloween che deve per forza cercare di trovare posizione davanti a Mister X, terzo in corda, a precedere il resto del gruppetto, di fuori Lexington B. 14-6 primi 200, rimasto scoperto Lexington B con Nilo Petralle e Ferdinando Vitali che dettano l'andatura davanti a Halloween Rail, ben sistemato in corda, così con Mister X, Lexington B che retrocede, quindi 8 la seconda frazione. Non varia nulla con le prime posizioni che rimangono inalterate, 16-1 la frazione più lenta con Nilo Petrale che cerca di graduare al passaggio. Non varia praticamente nulla, Lexington B che è retrocesso ai lati del numero 1 di Ostinato. La sua scia presa da Gino Papp, X-Fi in coda a precedere, One Limit di no. 15-5 si riaccelera con Nilo Petrale in grado di controllare ancora la situazione. Ha una lunghezza Halloween, un paio Mister X, ritorna Lexington B in avanti, il mezzo anticipo di Mister X prima del chilometro, con il leader che accelera, 15-3 la frazione, fuga per la vittoria di Ferdinando Vitali che prova l'allungo di fronte cercando di mettere in difficoltà i cavalli al largo, fa fatica Halloween a mantenere la scia, Mister X in corda, si guadagna poco di fronte perché la frazione è 14-9, ingresso l'ultima curva, un paio di lunghezza di vantaggio per Nilo Petrale, su Halloween prova a riavvicinarlo trascinandosi, Lexus di fuori, Mister X di dentro. Ultima curva con Halloween che sposta deciso in anticipo su Lexington B, lotta aperta, 15-2 la frazione, Nilo in calo che viene preso sotto pressione da Halloween Rail, scompare Nilo Petrale, passa Halloween al largo di tutti, lo scatto di Gino Papp che mette tutti d'accordo, Gino Papp, Lexington B, Halloween avvicinato sul traguardo da Mister X, noi attendiamo il veto del giudice d'arrivo, la media di chi vince, Gino Papp, Nico Montagna, allo speed finale, 1-16-1.